dopo 6 mesi di attività si chiude l'attività didattica del gruppo Astrofili Pali d'Oro, che consegna i diplomi alle persone che hanno partecipato ai corsi della stagione 2021-2022. Siamo arrivati alla fine di questo 6° corso, come si è articolato e come è andato? Sì, 6° corso di astronomia che ormai il gruppo Astrofili Pali d'Oro fa sul territorio. Quest'anno è una bella novità perché siamo tornati in presenza finalmente qui allo spazio artistico Tracce d'Arte, anzi colgo l'occasione per ringraziare Mary Maio e appunto lo spazio artistico Tracce d'Arte per averci dato questa bellissima location, ci siamo trovati molto bene. Il corso si è suddiviso in corso base e corso avanzato, quest'anno abbiamo avuto, diciamo, sommando i due corsi, oltre 50 presenze. Di queste 50 persone quest'oggi 41 riceveranno l'attestato di partecipazione e quindi potranno ritenersi astrofili novelli. Cosa gli avete fatto fare? Nel corso base abbiamo parlato di tutte le nozioni di astronomia base, quindi sistema solare, stelle, costellazioni, galassie. Questo corso lo tiene egregiamente Mara Moriconi, che è della nostra associazione, che è appunto il docente del corso base. Invece io tengo il corso avanzato. Nel corso avanzato abbiamo parlato di concetti complessi, quindi relatività di Einstein, buchi neri e la geometria dell'universo. Quindi alla fine di questi due percorsi si ha una visione totale d'insieme dell'astronomia, sia classica che moderna. Ho fatto un corso avanzato ed è stata un'esperienza, diciamo, unica, perché non capita tutti i giorni di fare un corso professionale, ma soprattutto alla mia età. Ho partecipato al corso di astronomia base e è stata un'esperienza fantastica. Io loro li seguivo sui social. Io ho partecipato sia al corso base che all'avanzato e mi è rimasta tanta esperienza, ma soprattutto tanta cultura che già non sapevo. Ho iniziato il mio percorso nell'astronomia perché da bambino mio nonno mi regalò un libro di astronomia e da allora mi si accese la passione. E tutti i corsisti sono ora regolarmente abilitati a prendere parte a tutta una serie di attività che il gruppo Astrofili Pali d'Oro ha già calendarizzato per l'estate. Da Torre in Pietra per Canale 10, Alberto Dabbino.